Sono passati gli anni, ma il dolore è sempre lo stesso. Siamo indignati perché non sono mai stati arrestati né i mandanti, nemmeno gli esecutori. Sono trascorsi 28 anni da quel maledetto 8 febbraio del 1993. Pasquale Campanello, sovrintendente capo di Polizia Penitenziaria, stava tornando a casa dalla giovane moglie Antonietta e dai figli Silvia e Armando, quando sotto la sua abitazione a Torrette di Mercogliano un commando di quattro killer lo bersagliò con 15 colpi di arma da fuoco, di cui 4 alla testa, uccidendolo all'istante, all'età di soli 32 anni. Un omicidio di camorra legato al lavoro di Pasquale, il quale operava nel carcere di Poggio Reale a Napoli, per la precisione al padiglione di massima sicurezza Venezia, nel quale erano reclusi diversi affiliati. Qui si era sempre distinto per l'intransigenza con la quale svolgeva il proprio lavoro, e fu proprio questa sua intransigenza che firmò la sua condanna a morte da parte dei clan, che non potevano sopportare la sfida che Campanella lo portava avanti ogni giorno nel carcere, allo strapotere dei detenuti camorristi. Oggi, a distanza di 28 anni, sono in pochi ad onorare la memoria di Pasquale, un normale uomo dello Stato pronto a fare il proprio dovere in un paese dove in molti invece non lo fanno. I ricordi rimangono sempre gli stessi, nel senso che il tempo passa, ma io non me ne accorgo perché per me è sempre l'8 febbraio. E sono passati gli anni, ma il dolore è lo stesso. Siamo indignati perché, nonostante tutto questo tempo, ancora non sono stati assicurati alle patrie galere né i mandanti né gli esecutori di questo delitto. Siamo qui dopo 28 anni, grazie a questi ragazzi che non hanno voluto dimenticare. Hanno voluto, anzi, sono stati loro i promotori, i sostenitori, in un certo senso i custodi della memoria di Pasquale Campanello. E io sono qua oggi per ringraziarli ancora una volta. Non finirò mai di ringraziarli perché hanno voluto che il sacrificio di Pasquale Campanello, servitore dello Stato, non cadesse nel nulla, nell'oblio. E hanno sempre, abbiamo camminato insieme tutti questi anni, appunto per darle giustizia, almeno noi, visto che le istituzioni non ci sono riuscite. Noi, io insieme a loro, gli abbiamo dato gli onori e i meriti che non potevano mancare, che gli spettavano. La situazione è molto più preoccupante di quanto uno non possa anche raccontare così. E devo dire che quello che sta emergendo anche dal processo che si sta svolgendo a Napoli, in aula bunker, ci consegna, e purtroppo non a tutti, e questo mi dispiace, un quadro assolutamente drammatico della presenza capillare dei clan sul nostro territorio, che innanzitutto si chiama dentro non solo la città di Avellino, ma una serie di comuni. E ci racconta, almeno in questa prima parte di indagine, di un'economia che nel frattempo, nel silenzio di questo periodo, si è mossa attraverso i reati di usura, di estorsione del racket, un filone lunghissimo che tiene insieme un traffico di droga che addirittura ci collega tra regioni. Partirà a breve invece il secondo filone, che anche quello è assolutamente preoccupante per la questione, ecco, che in questo momento secondo me è emergente, quella della fiducia nelle istituzioni, che ci tiene un po' tutti slegati, che è quello appunto sulle aste giudiziarie, perché è impensabile, è ontologicamente incompatibile immaginarsi un'istituzione che in qualche modo faccia da ponte, da interlocutore alla criminalità organizzata. Io più volte, anzi noi più volte, abbiamo detto che l'indignazione non basta, eppure non siamo neanche ai livelli di indignazione in questa città. Ogni tanto si è mosso qualcosa. L'ultima grande vera manifestazione è
è stata quella del 21 marzo di 2 anni fa. Il periodo storico non aiuta, ma probabilmente, mi permetterete di dire, non aiuta neanche questo clima un po' sui generis tutto avellinese, che fa fatica a dirsi veramente criminale e veramente isola felice, che è un clima che potremmo anche così semplicemente chiamare un clima clientelare e che però alimenta fortemente quelle zone grigie e quelle infiltrazioni che sono veramente terreno fertile per la criminalità organizzata. L'istituzione, mi si permetterà di dire, ha fatto e sta facendo un lavoro egregio, perché intanto il processo si sta facendo, quindi qualcosa ha funzionato tardi, perché la lotta alla criminalità organizzata, come spesso diciamo, non si fa solo sul contrasto da parte delle forze dell'ordine e della magistratura, ma dovrebbe provare a fare un passo, cioè a muoversi molto prima sul terreno della prevenzione, e in questo, a mio avviso, accanto alle organizzazioni sociali che provano a fare per la propria parte il proprio dovere, un ruolo chiave ce l'ha la politica, che oggi dovrebbe provare a dirci parole molto più forti, parole molto più trasparenti, a fare scelte in qualche modo unilaterali che risultino assolutamente, appunto, di contrasto, di non contaminazione con il crimine organizzato.